Passiamo all'oggetto numero 5, interrogazione del consigliere De Luca. Non è assente giustificato l'assessore Coletto, risponderà l'assessore Morroni. Prego, consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma attraverso questa interrogazione, prendendo a riferimento la situazione del comune di Amelia e di Porchiano del Monte, si intende portare alla luce e cercare di verificare sostanzialmente una situazione che riguarda tutta la regione. A marzo del 2013 è stato emanato un bando per straordinario, sostanzialmente per l'assegnazione di 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella regione Umbria. Questo bando sostanzialmente è stato ha avuto alla base anche la necessità di favorire in particolar modo nelle aree marginali, nelle aree interne, la garanzia di una maggiore capillarità di presenza sul territorio del servizio farmaceutico, che ricordiamolo trova sostanzialmente anche la sua base su quelle che sono sostanzialmente le garanzie di diritti costituzionali. La validità sostanzialmente di questa graduatoria è di 6 anni a partire dalla data del primo interpello effettuato e che andrà sostanzialmente in scadenza il 18 maggio 2024, mentre sembrerebbe che ad oggi su queste 39 sedi ne sarebbero state assegnate soltanto 20, considerato sostanzialmente che all'articolo 11 lettera D del suddetto bando veniva specificato, leggo testualmente, durante il periodo di validità della graduatoria le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera B, quelle non aperte entro il termine di 180 giorni dalla notifica di accettazione della sede, fatte salvo oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso, verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti. Nella fattispecie, con questa interrogazione si prende a riferimento il terzo interpello, l'assegnazione di 9 sedi, fra cui quella di Amelia, Porchiano del Monte, località Montenero, quindi che a distanza di oltre un anno risulterebbe ancora non aperta, abbiamo avuto modo di verificare. È chiaro che con la legge numero 833-78, proprio come precedentemente ho detto, la farmacia è incardinata, i servizi farmaceutici sono incardinati dal legislatore come un servizio pubblico preordinato alla tutela della salute in applicazione dell'articolo 32 della Costituzione, che le farmacie oggi rappresentano oltretutto anche un presidio medico di prossimità, in grado anche di facilitare quel rapporto fra ospedale, territorio, e quindi andare anche a intervenire su tutte quelle che sostanzialmente sono fenomeni collaterali, come ad esempio liste d'attesa e altro, che va assolutamente salvaguardato sostanzialmente sul territorio regionale questa rete di prossimità delle farmacie, in particolar modo nelle zone interne, nelle aree marginali e nelle zone montane, che hanno ovviamente una più bassa redditività di queste attività imprenditoriali, e a maggior ragione poi oltretutto dal territorio in cui c'è stata un'attività di smantellamento dei presidi ospedalieri. Si interroga quindi la Giunta per sapere, in virtù anche del fatto che la prossima scadenza della graduatoria potrebbe compromettere di fatto lo scorrimento della stessa, qualora le esigenze di proroga degli assegnatari si rivelassero oltremodo prolungate, pregiudicando così i diritti dei cittadini e dei soggetti economici successivi nella graduatoria, i motivi per i quali a distanza di oltre un anno dall'assegnazione avvenuta a seguito del terzo interpello, la sede farmaceutica di Amelia, frazione Porchiano del Monte, località Montenero,
non sia stata ancora aperta, chiarendo se agli assegnatari della sede sia stata riconosciuta un'oggettiva esigenza di proroga previa documentazione e specificando i motivi e la data di apertura prevista. Grazie. La risposta all'assessore Morroni. Se prima nella razionalità, no? Grazie vicepresidente. Consigliere De Luca. Il concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche è stato bandito in tutte le regioni, Umbria compresa, nel 2013, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, la cosiddetta legge Monti. In Umbria la graduatoria definitiva del concorso è stata approvata con determina dirigenziale del 2017, 3 gennaio, la numero 11, e il primo interpello dei vincitori per l'assegnazione delle 39 sedi farmaceutiche messe a bando si è svolto nel maggio del 2018. La validità della graduatoria, ai sensi del succitato articolo 11,6, è di 6 anni a partire dalla data del primo interpello. Delle 39 sedi farmaceutiche iniziali, 5 sono state via via soppresse, anche per effetto del consistente contenzioso da parte delle farmacie preesistenti sugli atti comunali di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche. Ad oggi sono state effettivamente aperte 14 farmacie e ulteriori 6 dovrebbero aprire a seguito delle accettazioni del quarto interpello. Sono quindi ancora disponibili per il quinto interpello, l'ultimo prima della scadenza della graduatoria, 14 farmacie, tra quelle non accettate o non aperte negli interpelli precedenti. La sede farmaceutica numero 4 del comune di Amelia, località frazione di Portiano del Monte, ovvero località Montenero, è tra queste. Si precisa al riguardo che su questa sede farmaceutica era pendente un ricorso da parte di una farmacia della zona contro l'atto comunale di individuazione. Al riguardo si chiarisce che al primo e al secondo interpello la sede farmaceutica in oggetto non è stata scelta da nessuno dei candidati interpellati. Al terzo interpello la sede farmaceutica in oggetto è stata scelta e quindi assegnata. La farmacia, come previsto nel bando, avrebbe dovuto essere aperta entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del buro del provvedimento di assegnazione, quindi entro il 23 maggio del corrente anno. In data 23 febbraio 2023 gli assegnatari hanno inoltrato al competente servizio della Direzione Regionale Salute e Welfare una richiesta di proroga con la motivazione che non era stato possibile reperire locali idonei all'apertura della nuova farmacia. Il competente servizio regionale, con PEC del 6 marzo del 2023, riscontrava la richiesta specificando che l'eventuale concessione della proroga nei termini richiesti è subordinata alle specifiche indicazioni del Comune di Amelia sulla effettiva indisponibilità di locali nella sede farmaceutica dallo stesso individuata. Il Comune di Amelia forniva riscontro con PEC del 31 marzo 2023, rappresentando che, cito testualmente, a seguito di verifica presso l'Agenzia del Territorio di Terni, risultano esservi, con riguardo alla zona di che trattasi, pochi locali commerciali. Chiudo la citazione. Il competente servizio regionale, pertanto, con PEC del 3 aprile 2023, tenuto conto di quanto rappresentato dal Comune di Amelia, accoglieva la richiesta prorogando di 6 mesi il termine previsto per l'apertura della farmacia, rinnovando comunque l'invito agli assegnatari di raccordarsi con il Comune di Amelia anche in merito ad aggiornamenti sullo stato del ricorso pendente. Successivamente non sono state chieste ulteriori proroghe. Pertanto, decorso inutilmente il termine concesso per l'apertura, 23 novembre di quest'anno, gli assegnatari sono decaduti dall'assegnazione e la sede farmaceutica torna disponibile per il prossimo ed ultimo interpello. Sulla decisione di non aprire la farmacia potrebbe aver pesato il contenzioso pendente che si è recentemente concluso con sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 25 settembre di quest'anno, che ha accolto il ricorso della farmacia che aveva avanzato appunto obiezioni,
In riforma della sentenza appellata va conseguentemente annullato in parte il provvedimento del Comune di Amelia, impugnato in primo grado, ovvero laddove estende l'area di pertinenza della neo istituita sede farmaceutica numero 4 fino al centro abitato di Amelia all'altezza del rudere Il Trullo. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere De Luca. Ma io la ringrazio Assessore, mi ritengo soddisfatto diciamo della risposta nelle misure in cui ha illustrato i fatti, considerando oltretutto che non è di sua delega, ma nel merito credo che dovremmo intervenire in maniera assolutamente più robusta per poter garantire che nelle aree, ripeto, che sono marginali, interne, montane, ci sia una presenza di questi presidi nelle forme diciamo che queste possano essere più congeniali e ovviamente più sostenibili, perché è chiaro che non è possiamo pensare di poter aprire mega farmacie, ma è chiaro che più volte, anche per quanto riguarda la diagnostica, la medicina 4.0, la telemedicina, la presenza diciamo di queste realtà è dirimente. Non ultima, parlando con una farmacista della Valmerina, mi ha ovviamente parlato di come la presenza e la possibilità di fare degli holter a livello, diciamo, concedendo quindi alle farmacie di poter fare questa possibilità, andrebbe a sgravare in maniera significativa anche tutta una serie di problematiche relative alle liste d'attesa. Quindi su questo intervento credo che dovremmo portare sicuramente l'attenzione. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 6, chiarimenti sul parere del Ministero della Salute in merito alla realizzazione degli ospedali di zona disagiata con pronto soccorso di Norcia e Città della Pieve. Consigliere Bianconi, prego. Grazie vicepresidente. Beh, il diritto alla salute è sancito dal nostro statuto regionale, dalla Costituzione, è una questione di dignità, di uguaglianza sostanziale che dovrebbe essere garantita a tutti gli umbri a prescindere dal luogo in cui sono residenti. Questo tema è un tema cruciale, è un tema ancor più cruciale in quelle zone marginali di questa regione che da anni vivono una difficoltà causata sia dal loro posizionamento geografico, ma anche da calamità naturali o anche dal Covid. Penso all'ospedale di Spoleto, sul quale sono intervenuto più volte, ma oggi voglio focalizzare questa interrogazione su una idea presente nel piano sanitario preadottato, che è quella degli ospedali di zona disagiata con pronto soccorso, un tema importante che sostengo e condivido, sul quale però c'è una nuvola nera, che è questo fantomatico parere del Ministero della Sanità che può pregiudicare la realizzazione di quanto voi avete inserito nel piano sanitario. Allora, diversi mesi fa ho presentato un'interrogazione in quest'aula chiedendo notizie di questo parere, ma al tempo nulla era accaduto. Adesso più voci mi dicono che questo parere sul piano sanitario è arrivato, ma per qualche motivo è in parcheggio da qualche parte, forse perché ci sono le elezioni europee fra poco. Comunque a me questo poco mi interessa. Quello che mi interessa invece è capire se questo parere ha avuto un esito positivo o meno per quanto riguarda la realizzazione di ospedali di zona disagiata con pronto soccorso per Norcia, quindi significa dare una risposta alla Valnerina, per Città della Pieve, quindi significa dare una risposta al comprensorio del Trasimeno, perché oggi più che mai la salute è diventata uno standard minimo rispetto al quale le persone decidono se vivere, lavorare o investire in una zona partendo da alcuni elementi chiave. Il primo è la salute.
Se in quell'area non viene garantito il diritto alla salute e il presidio sanitario, la risposta sanitaria è l'elemento principale, difficilmente quell'area sarà scelta, difficilmente in quell'area si continuerà a vivere, difficilmente in quell'area ci saranno investimenti economici importanti, perché è un elemento discriminante, si è fuori dai minimi standard che, a prescindere dai diritti sanciti dalla Costituzione, rappresentano le modalità con le quali oggi le persone decidono di stare o andare, di andare o non andare in una destinazione. Sotto a questo poi c'è il lavoro, c'è la scuola, c'è la sicurezza, ma ripeto, è il diritto alla salute che fa la differenza. Questa legislatura si sta avvicinando al suo epilogo e io mi auguro che prima che questo avvenga ci possano essere delle risposte. Dico risposte chiare, certezze. Oggi le persone vogliono avere la possibilità di decidere per il loro futuro e quindi spero e mi auguro che oggi possa arrivare una risposta puntuale, e interrogo la Giunta quindi per capire se a sostegno della comunità della Valnerina e del Trasimeno è arrivato il parere positivo che avrebbe dovuto rilasciare il Ministero della Salute in merito alla realizzazione degli ospedali di zona disagiata con pronto soccorso di Norcia e Città della Pieve in conformità al DM 70/2015. In caso di rilascio di tale parere positivo, quando saranno effettivamente utilizzabili dalle comunità del Trasimeno e della Valnerina gli ospedali di zona disagiata con pronto soccorso di Città della Pieve e di Norcia in conformità al DM 70/2015? Ed ultimo, se il provvedimento generale di programmazione della rete ospedaliera regionale ai sensi del DM 70/2015 revisione 2022 da parte della Giunta sia stato adottato in via definitiva, e in caso contrario quali sono le tempistiche attese. Grazie. Assessore Morroni, prego. Grazie Vicepresidente. Consigliere Bianconi, do lettura della risposta predisposta dall'assessore. Il Ministero della Salute non ha rilasciato il parere relativamente alla delibera della Giunta regionale, la numero 1418 del 30 dicembre 2022, che prevedeva l'ipotesi di realizzazione dell'ospedale in zona disagiata a Norcia e a Città della Pieve. Al fine di garantire l'efficientamento della rete ospedaliera esistente, programmata con delibera della Giunta regionale la 212 del 2016, ai sensi del decreto ministeriale 70 del 2015, sono state intraprese interlocuzioni con il Ministero della Salute che presupporranno una prima fase di allineamento alla delibera della Giunta regionale del 2016, quindi alla 212 e al DM 70 del 2015, ed una seconda fase di sviluppo della rete ospedaliera regionale che contemplerà anche gli ospedali di zona disagiata. Con riguardo al secondo quesito, quindi, che lei pone, e cioè quando saranno effettivamente utilizzabili dalle comunità del Trasimeno e della Valnerina queste due strutture, la realizzazione di tali strutture va definita naturalmente con un cronoprogramma specifico da strutturare all'interno della programmazione definitiva che dovrà essere sancita. Per l'ospedale di Norcia è comunque in corso il cronoprogramma di realizzazione previsto dal post-sisma, con ultimazione dei lavori programmata entro il 31 dicembre del 2024. Si andrà a configurare un ospedale per acuti dotato di pronto soccorso e servizi ambulatoriali, che contribuirà anche alla realizzazione del terzo polo ospedaliero. Con riferimento invece al provvedimento generale di programmazione della rete ospedaliera regionale, ai sensi del DM 70 del 2015, la revisione del 2022, l'adozione naturalmente non è avvenuta perché il provvedimento in questione non è stato adottato in via definitiva ed è in corso, come specificato nella risposta che le ho dato al primo quesito, la redazione di un documento di allineamento alla delibera della Giunta regionale del 2016, la 212. Terzo polo, integrazione territorio ospedale. Con riferimento infine agli ospedali di comunità, no?
alla realizzazione degli ospedali di comunità, i tempi previsti di realizzazione, beh, mi sento di trasferirle questo cronoprogramma. Trasimeno, Città della Pieve, entro il 31 dicembre di quest'anno. Per quanto riguarda Trasimeno, Castiglion del Lago, sono in corso i lavori presso l'ospedale di Castiglion del Lago, sede prevista dell'ospedale di comunità, che attualmente sono sospesi. La ripresa dei lavori, come già evidenziato nella risposta all'interrogazione numero 1947, è prevista per l'8 gennaio del 2024, con una durata che dovrebbe aggirarsi intorno ai 335 giorni. Per quanto attiene infine Valnerina Cascia, entro il 30 aprile del 2025. Grazie. Prego, consigliere Bianconi, per la replica. Grazie Presidente, grazie Assessore per quanto ci ha letto. Ecco, io l'invito che voglio fare alla Giunta, al Governo regionale, quello di cercare di dare delle risposte molto forti e molto precise e puntuali sull'aspetto salute, perché questo è il vero contrasto primario allo spopolamento che è in atto. È come una ferita aperta. In questo momento queste zone stanno soffrendo moltissimo di un'offerta sanitaria non adeguata per il terremoto, per il Covid, per mille motivi. È una ferita aperta che ha necessità di essere saturata. Quindi mi auguro che voi possiate nel minor tempo possibile intervenire con risposte puntuali, un cronoprogramma puntualissimo, perché questo significa riaccendere una luce nelle tenebre di una ricostruzione per quanto riguarda la zona di Norcia, che è ancora in pieno svolgimento. Grazie.